È un dato che deve far riflettere soprattutto gli amministratori locali che continuano a dire che Brescia è una città sicura, molto più sicura di prima. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti la percezione negativa della sicurezza in questa città. Crediamo che ci sia bisogno, e l'abbiamo proposto più volte durante il Consiglio Comunale, senza mai essere ascoltati, di azioni concrete a tutela dei cittadini. È chiaro che ci sono zone della città che è innegabile siano prese d'assalto da persone che chiaramente commettono illeciti. Non possiamo far altro che continuare a denunciare all'opposizione questa situazione che ormai sta diventando insopportabile. Ecco, possiamo dire che questi numeri potrebbero non essere reali fino in fondo perché magari non tutte le persone si rivolgono alle forze dell'ordine, oppure i tempi comunque della giustizia sono molto lunghi. Che è viziato da questo tipo di comportamento da parte dei cittadini, nel senso che ormai probabilmente a causa anche di una sfiducia nei confronti delle istituzioni, le persone che subiscono atti che sono contro la legge non denunciano nemmeno più quanto accaduto. Quindi evidentemente e probabilmente se analizzassimo il dato che emerge da questo rilevamento sarebbe molto più grave se consideriamo anche questo dato, ecco. Quale potrebbe essere dunque il più importante passo da fare? Sicuramente l'interazione tra le varie forze dell'ordine. Esiste un tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico gestito dal prefetto. È chiaro che deve l'assessorato competente, quindi l'assessorato alla polizia locale e alla sicurezza locale del Comune di Brescia, deve interagire molto di più, se vogliamo, con questo tavolo e con questa linea di utilizzare l'interforza per chiaramente colpire la criminalità.